A Palazzo San Giacomo arriva scattando in bici il colonnello Carlo Calcagni, a dispetto della cannula di ossigeno che lo assiste per molte ore al giorno nella respirazione. Nel 1996 Calcagni prese parte a una missione militare nella ex Jugoslavia. Poco dopo si ammalò di una sindrome rara e invalidante, la sensibilità chimica multipla, coi tessuti del corpo avvelenati da metalli pesanti e una serie di patologie gravi, fra cui una cardiopatia e il Parkinson, che lo costringono a una massiccia terapia quotidiana. Nonostante la malattia, che è un limite veramente grosso, se non ti arrendi riesci ad andare avanti comunque, se riesci a valorizzare quello che ancora hai riesci ad andare avanti comunque, nonostante tutto. Atleta di paraciclismo, Carlo Calcagni ha vinto diverse medaglie d'oro in competizioni internazionali. Il 2 settembre è partito in bicicletta da Lecce per l'iniziativa Un Tour per la Vita, che prevede una serie di tappe, fra cui Napoli e diversi comuni limitrofi, dove fra l'altro si proietta il film documentario Io sono il colonnello, girato da Michelangelo Gratton. La divisa per me è la patria e racchiude tutto ciò che anch'io rappresento, l'onore, la dignità, l'umiltà, la determinazione, il carattere. Noi prima di fare questo tour ci chiedevamo quale potesse essere il messaggio da trasmettere e quello da far comprendere. E sicuramente tutti abbiamo concordato che è quello di Carlo, un uomo che non si arrende mai all'avversità che la vita gli ha presentato. E vorremmo che tutti potessero trarre spunto da un uomo come lui, che è impegnato quotidianamente in questo. È un testimonial d'eccezione che racconta attraverso la sua vita, attraverso la sua esperienza straordinaria, come si può convivere con delle malattie importanti e soprattutto come si può continuare a fare sport lanciando un messaggio straordinario.